Argomento molto sentito oggigiorno è anche quello della pelle del malato oncologico. Infatti, aumentando il numero di malati appunto, che sviluppano neoplasie, si deve iniziare a prendere anche in considerazione la pelle delle persone che vivono questa condizione. Malgrado molte malattie tumorali non hanno delle manifestazioni cutanee vere e proprie, quindi la persona appare diciamo normale da un punto di vista dermatologico, ma il sottoporsi a delle terapie può portare proprio a manifestazioni anche esterne di quello che è il proprio stato interno. La condizione che maggiormente si è riscontrata in queste persone è la xerosi, alle volte anche molto marcata. La xerosi è una condizione di pelle estremamente secca che tende proprio ad avere delle ulcerazioni, degli spacchi, delle fissurazioni. Quindi a sviluppare ulcere, fino anche a granulomi, una pelle che poi può diventare anche di contro arrossata, una pelle quindi molto stressata e molto disidratata. Due consigli pratici, perché poi alla fine di consigli pratici si tratta. Evitare di utilizzare abiti sintetici, ma preferire il lino, la seta, il cotone, proprio perché le fibre sintetiche riducono la dispersione del calore. Sicuramente da sconsigliare le soluzioni idroalcoliche, quindi dopo barba molto aggressivi, idroalcolici. I prodotti cosmetici che devono essere utilizzati devono essere il più possibile semplici, con un unico obiettivo, quello di ripristinare l'NMF, cioè il Natural Moisturizer Factor della pelle, cioè il fattore di idratazione naturale che tutti noi abbiamo. Quindi prodotti cosmetici che abbiano all'interno l'NMF, che è costituito da aminoacidi, da PCA, da urea, da lattato, quindi prodotti che riescono a ripristinare questo stato di idratazione naturale e che siano il più possibile rispettosi proprio della condizione naturale della pelle. Cosmetici non artefatti, non carichi di ingredienti, ma il più possibile semplici e funzionali. Se ti è stato utile questo video, like, condivisione, ci vediamo alla prossima. Se vuoi diventare nostra consulente, laboratorisabatel.com. Ciao!